swing con kettlebell, un minuto, via. Ok, schiena dritta, bravissimo. Carico sulle gambe, non sulla schiena. Come deve respirare? Bravo. Sali, stringi i glutei. Secondi. Ok, passiamo al secondo esercizio. Ci servono due manubri. Tensioni in piedi con manubri. Divari con le gambe leggermente al di là delle anche, piego un po', diciamo, le gambe, dove scarico tutto il peso sulle cosce invece di lasciarlo sulla schiena. Blocco la parete addominale, porto i manubri sopra le spalle e da lì spingo in alto sopra la testa. Scendo lentamente, sempre controllando il movimento, e spingo di nuovo per tutte le ripetizioni che poi andranno eseguite. Via, ok, bravo, buono, blocca con gli addominali, busto eretto, sono 15, vai. Ok, 2, 1, perfetto, adesso. Utilizziamo i manubri, li lasciamo lungo i fianchi e andiamo ad eseguire uno squat dove le cose importanti da tenere sono che la prima, la schiena deve rimanere dritta, quindi petto in fuori e la schiena dritta. L'altra che quando andiamo a piegare, il ginocchio non deve superare la punta del piede, se no andiamo sull'articolazione del ginocchio e facciamo danni, non eseguiamo uno squat corretto. Gambe divaricate all'altezza delle anche. Via. Bravissimo. 1. Fuori, non supero con le ginocchia la punta dei piedi, rimango in asse. Ok, ancora 2. Perfetto, adesso esercizio curl con manubri dai piedi, bicipiti. Allora, per i bicipiti, stessa cosa, posizione da in piedi, le gambe rimangono piegate, al di là delle anche, blocco con gli addominali il busto e vado a concentrarmi unicamente sull'avambraccio che si chiuderà sul braccio. Perfetto. Distendo, senza andare in extra estensione, e di nuovo richiamo l'avambraccio sul braccio. Associo la respirazione. Bravo. Ok, allora, curl con manubri da in piedi, via, 15 ripetizioni. Allora, impugno la kettlebell,
fai vedere un attimino come va impugnata. Quindi si impugna con la parte, diciamo, del peso rotonda verso l'alto, anche per poter far lavorare i polsi in maniera naturale anziché innaturale. Poi porto la kettlebell sopra la testa, sempre qui vado a bloccare la parete addominale e faccio scendere l'avambraccio dietro la nuca e spingo oltre la testa. Sarebbe l'opposto del bicipite. Allora, via, French press con kettlebell, 15 ripetizioni. 1, 2, ok, bravo, scarico del peso sulle gambe, addominali bloccati, scendo con la kettlebell dietro la nuca e distendo le braccia verso l'alto. Brava. Ancora due, una e due. Ok, adesso ci darebbe di nuovo un minuto di swing. Ok Marti, allora, primo esercizio è swing con kettlebell, un minuto, via. Ok, schiena dritta, bravissimo. Carico sulle gambe, non sulla schiena. Come deve respirare? Bravo. Sali, stringi i glutei. Otto secondi. Ok. Salite sul gradino. 20 salite per gamba, via. Certa velocità, perfetto. Brava. Così. Ispirazione. Altre due. Una. Ok, buono. Ora flessioni sulle braccia. Piegamenti sulle braccia, facciamola in questo modo che è più semplice, quindi via, scendo piegando le braccia, sfioro con il petto e torno su, bravo. Tengo l'addome bloccato in modo che non faccio nessuna flessione con la schiena, brava, via. Ancora, buono, ancora due, perfetto. Ok, ora i piedi, stacchi con manubri invece. Allora, togliamo il tappetino che non serve. Via, prendi i manubri. Sì. Ok, prendo i manubri. Allora, prendiamo le manubri. Allora, lo stacco che serve per i femorali e per i glutei. Quindi, per le donne è fondamentale. Andiamo a vedere come si esegue correttamente. Quindi, posizione retta, manubrio appoggiato sulle gambe, poi scendo piano piano, la schiena rimane dritta, il manubrio segue sempre la gamba, arrivo fino al massimo di distensione che sento che il muscolo può tenere, dopodiché rispingo verso l'alto, sempre lasciando i manubri attaccati alle gambe. Quindi giù, di nuovo, perfetto, schiena piatta e via. No, dai. Allora, stacchi con manubri, via. Schiena piatta, bravissima, e torno su. Bravo, arrivo fino alle tibie, non
non lascio sempre il manubrio attaccato alla gamba e spingo stringendo in alto i glutei. Bravissima. Ok, ancora due, perfetto, passiamo all'esercizio successivo ed ultimo, che è il crunch per gli addominali. Ok, va, le mani che sostengono la nuca, il peso della testa, così il collo non va in sofferenza, concentrati solo sull'addominale, avvicinando il petto alle gambe, senza staccare la parte inferiore della schiena, tiro su solo le spalle e cerco di contrarre al massimo la parete addominale. Bravissimo. Altre due. E stop.